Le scimmie si sono tranquillizzate. Sì, anche le giraffe. Qualche idea su cosa possa averle spaventate? È un vero mistero! Accipicchiala! Chissà se Wilburn ha trovato un modo per mimetizzarsi. Ma cosa... cosa avranno mai dato da mangiare a quell'uccello? Aiuto! A tutti i passeggeri, alla vostra destra potete ammirare un treno che finge di essere un pappagallo e un rinoceronte che indossa pantaloni a righe. È meglio se vieni qui, presto! Wilson, ma cosa ti è venuto in mente? La peggiore mimetizzazione che abbia mai visto! Già, ti si vedeva a miglia di distanza. Credevo che nessuno avrebbe mai notato un uccello in un parco safari. Ma tu sei più grosso degli uccelli e hai spaventato tutti gli animali. Oh no, è tutta colpa mia. Non riuscirò mai a superare questa prova, uffa. E in più c'è un rinoceronte che gira libero per Chuggington. Così dovrebbe andare. Grazie per l'aiuto, dottor Gosling. Adesso è meglio che io ritorni dai miei apprendisti. Sarà meglio dargli una mano. Ma come? L'unico modo per tornare al parco safari è... Passare vicino al rinoceronte. Forse tra poco gli verrà sonno. Non mi sembra assonnato, sembra più affamato. Continua a riempire. È meglio che non ti sovraccarichi, Bruno. Non preoccuparti, io sono molto, molto forte! I portelli sono chiusi e pronti per il carico! Oh, ma mi hai lasciato solo la polvere, Bruno! Oh, scusa! Va bene, ci vediamo alla prossima! Siate prudenti! Lenta, Bruno! No, sbrigati, trenino lento! Andiamo, voglio tornare presto! Wilson è un treno lento! Non hai sentito cosa ha detto il signor Dunbar? Ma di che parli? Ha detto di essere molto prudenti al ritorno! La discesa è più difficile! Come fa una discesa ad essere difficile? La discesa è facilissima! Forse hai capito male, Wilson! No, non è vero! Scommetto che non eri abbastanza attento! Come al solito! Sì che lo ero! Rallenta, Bruno, per favore! Non c'è nulla di cui preoccuparsi! Ah! Bruno, fermati! I freni non funzionano, aiuto! Scivolo sulle rotaie! Oh no, io devo fermarlo! Aiuto! Sì, Wilson e Bruno hanno fatto un buon lavoro. Ho appena saputo che hanno lasciato la cava. Oh, sono felice di saperlo, ero un po' preoccupato per loro. Non c'è niente di cui preoccuparsi. Bruno, abbandona il carico! Cosa? Non ci riesco! Aspetta, forse so come fare. Con Marco ha funzionato. Non riesco a fare presa sulle rotaie! Aiuto! Aprire i portelli! Wilson, ma cosa fai? Prova a frenare! Cosa? Sta funzionando! Riesco a far presa sui binari! Grazie, Wilson! Amico, mi hai salvato! Figurati! Come hai avuto quest'idea? Ricordi quello che ha fatto Marco quando è scivolato sull'aglio? Davvero geniale! Coco! Fermati! Coco! Il binario è chiuso! Coco! Coco! Oh no! Coco! Fermati! Coco! Che c'è? Coco, stai ancora giocando! Sono arrivata al livello 8, è meraviglioso! No, non è meraviglioso per niente! Ma... sei ossessionata da questo gioco! Mi dispiace, Coco. È per il tuo bene. Sei un pericolo sui binari. Ridammi il mio gioco, per favore. Mi manca pochissimo per superare il punteggio di Max. Oh. Sono rimasto fermo qui tutto questo tempo per niente. Ah, Coco, aspetta solo che metta le mie ruote su di te. Coco,
sto ancora aspettando le tue scuse. Per cosa? Non ti sei fermata al semaforo e per colpa tua ho perso il mio carico e Christian è finito in officina. Ma non c'era nessuno, io ho controllato. Non mi credi? Guarda. Guarda coi tuoi occhi. Oh, sei venuta per il mio gancio di ricambio? Mi dispiace tanto, Christian. Oh, sono certo che mi rimetterò. Mi sono dimenticata di trainare Pete. Prendo in prestito il cartello divieto di transito. Il nostro si è rotto. Oh, è colpa mia. Già, volevi superare a tutti i costi il mio punteggio. E lo so, avrei dovuto prestare più attenzione. Coco, perché non ci hai detto che non stavi più giocando con noi? Sì, gli amici non si comportano così. Mi dispiace, vi chiedo scusa. È stata tutta colpa mia e di quel giochetto. E ora Edo me l'ha portato via. Meno male, era ora. Grandioso. E ne sono felice. Davvero? Sì, ho capito che è più bello giocare con i propri amici nel mondo reale. E sempre che voi mi vogliate ancora. D'accordo. Stavo per andare a pranzare, Bruno. Ma tranquillo, riappenderò i tuoi sacchi postali. Andiamo, Max? Grazie, Edo. Ma che hai combinato, Bruno? Dovevi solo raccogliere la posta e non buttarla a terra. Ma io ho lasciato i sacchi nel vagone. Che cosa è successo? Non preoccuparti, amico. Sistemo tutto io. Non capisco davvero. Max, dà un'occhiata al mio pranzo. Non vorrei che sparisse come la chiave inglese. Sì, che cosa strana. Sapete, è tutta la giornata che accadono cose misteriose. Prima sono sparite tutte le barane dal giardino zoologico. Oh, sì, ne ho sentito parlare. Poi quegli strani rumori dal mio vagone. Poldo che abbaiava anche se non c'era nessuno. E adesso i sacchi postali rovesciati e le bucce di banana sparse dappertutto. Sì, ho trovato. Edo, metti il tuo pranzo nel mio gabbiotto. Su, fidati di me. Va bene. Ora nascondiamoci. Credo che Bruno sia impazzito. Penso che abbia un piano. Scimmietta impertinente! Deve essere salita su quando sono andato via dal giardino zoologico! Wow! Sei un genio, Bruno! Come hai fatto a capirlo? Le banane erano l'indizio. Ovunque sono andato oggi, c'erano delle banane. E a chi piacciono le banane? Alle scimmie! Fammi dare un'occhiata a quella birichina. Ehi, torna qui! Oh no! Svuoterà di nuovo il sacco! Dove? Presa! Abbiamo preso Sapi e Max! Yeah! Yuppie! Non mi sento tanto bene! Marco, non sta funzionando! Mi dispiace, Wilson. Forse col tempo si staccheranno da soli. Oh no! Speciale. Bruno ed Emery sono i treni più forti della città. Vi consigliamo di mantenere le distanze. Forza, prendiamoli! Treni in partenza! Emery, non senti? Vi ti sta chiamando! Non riesco a sentirla. Preso, siamo pari! Oh, non è giusto! Aspetta che ti metta le ruote addosso! Esserci qualcosa che riesce a scuotermi come si deve. Ci vorrebbe un terremoto, Wilson. Attenzione, apprendisti! Finalmente la macchina della tempesta è stata riparata. Il corso avanzato riprenderà domani. Oh, ma certo! Ho trovato! Max, ti ho preso! Ciao, ciao! Presa! Beh, ti ho presa! Per tutti i fischietti, ma che cos'è? Macchina della tempesta, modalità terremoto, livello 50. Confermato. Sì, sta funzionando. Macchina della tempesta, ferma. Yeah!
tirate tutti! Tirate! Servono degli altri treni! Servono altri treni! Servono altri treni! Servono altri treni! Servono degli altri treni! Mi dispiace, Vi, vorrei tanto poter aiutare Harry, ma il mio motore si è congelato. Senza una partenza in discesa non posso muovermi. Non preoccuparti, li avviserò io. Nessun altro può aiutare! Nessun altro può aiutare! Nessun altro può aiutare! Nessun altro può aiutare! Povero Harry, per uscire dovrà aspettare che la neve si sciolga. Cos'è una partenza in discesa? È semplicemente un modo per avviare il motore. E noi possiamo aiutarti! Effettivamente voi potreste! Mi serve una spinta! Spingi, spingi, spingi! Così, più veloci! Bravi, ora lasciatemi! Adesso sarà meglio andare a salvare Harry! Perché non venite anche voi? Sembra che abbiano bisogno dell'aiuto di tutti! Leo e Bea, al vostro servizio! Coraggio, trenini! Un ultimo tentativo! Abbiamo il massimo, ragazzi! Non c'è niente da fare! Povero Harry! Forza, ragazzi, ora tirate! Tutti insieme! Continuate a tirare! Sta funzionando! Vai! Visto, Leo? Noi abbiamo fatto la differenza! L'ultimo che arriva alla sfilata alle ruote quadrate! Edo, vanno tutti alla sfilata. Posso andare anch'io? Prima fatti controllare il motore da Marco. Non vorrei che ti surriscaldassi troppo. Oh, ok. Ottimo lavoro, gente! Voglio tutti ai vostri posti! In bocca al tunnel a tutti! Buona fortuna! Ah, è così eccitante! Voglio stare in prima fila. Ecco una scorciatoia. Oh, accidenti, no! Ci mancava questa. Eh? Ma che cos'è? Un nuovo fantastico vagone per i gelati! No, là dietro! Ci picchia! Quelle laggiù sono sbuffate di fumo! Ma tutte le locomotive a vapore sono qui! Allora qualcuno deve essere nei guai! Oh, è Max! Eh? Edo! Sefi! Oh, tutto bene, amico? Sì, ho avuto un guasto. Avevo paura che nessuno mi trovasse. E come avrei potuto non notare quei segnali? Bella trovata, Max. Sono fiero di te. Oh, a quanto pare hai perso il liquido refrigerante. Ehi, non preoccuparti. Un consiglio? Sta tranquillo. Ti traineremo alla sfilata. Probabilmente sarà già finita. E finalmente ho l'onore di presentarvi il vagone passeggeri più rivoluzionario di tutti i tempi. Altissime prestazioni per questo modello con un sistema di sospensioni ad aria ultradinamico. Il Super Scivo 100. Vai, Harry! Sei il migliore, Harry! Avevo ragione! Com'è scintillante! Che ne pensi, amico mio? Wow, il Super Scivo 100! Io credevo che il 99 fosse il massimo. Signore, signori e treni, benvenuti! Ecco a voi il magnifico mago Misterioso! È davvero strabiliante! Guarda, mamma! Oh, i coniglietti! Bravissimo, sei straordinario! E adesso io
il vostro grande mago Mysteriosus, questa sera tenterò di realizzare il numero più difficile di tutti i tempi. La sparizione del treno! Emery? Permettetemi di presentarvi il mio volontario. Come potete vedere, le ruote di Emery sono tutte bloccate. Questo treno non andrà da nessuna parte. Voi che cosa credete che gli farà? Lo taglierà a metà? Zitti! E ora, silenzio, per favore. Questo particolare numero richiede la mia massima concentrazione. Treno Cadabra! Fantastico!